Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro di oggi, martedì 14 maggio, 15 maggio. Cosa è successo oggi? Beh, insomma, i titoli dei giornali sono tutti quanti rivolti a quello che sta succedendo sul governo e le audizioni fatte da ieri da Salvini e da Di Maio e dalle risposte che ha dato Mattarella a queste audizioni. Il panorama, insomma, dei titoli dei giornali di oggi è il più vario. Freddezza di Salvini sull'accordo è il titolo del Corriere della Sera, cioè è Salvini a essere freddo su questo accordo, mentre Di Maio, cioè forse Scanzi, mi sembra, sul Fatto Quotidiano che dice: Ma che te ridi? Il grande bluff invece è il titolo che ha scelto La Repubblica, riguardando sia l'uno sia l'altra componente del partito. Dilettanti allo sbaraglio è il titolo invece del giornale del centrodestra di Forza Italia, vicino a Forza Italia, che quindi insomma forse un po' critico. Che pippe! È un altro titolo molto divertente che fa il tempo. Partirei da questo perché lì in realtà a scrivere Marcello Veneziani, che dice: solo un demente può a questo punto fare il presidente del Consiglio, perché è uno che deve eseguire gli ordini di Salvini e Di Maio, ordini peraltro che non sono del tutto chiari. Massimo Franco dice una cosa che io non condivido: contro l'idea del Movimento 5 Stelle di consultare i suoi iscritti online. Non la condivido per un semplice motivo, aug. E il motivo è molto semplice: è che non vedo quale scandalo ci sia nel consultare i propri eletti prima di fare un governo che è comunque innaturale, perché tu hai preso i voti esattamente contro la Lega. E quando i socialdemocratici cercano in Germania di fare il voto, l'alleanza con la Merkel, ovviamente il suo leader dei socialdemocratici chiede addirittura via lettera, via posta agli iscritti del Partito Socialdemocratico di dire se fa bene o no a fare l'alleanza con la Merkel. Allora, perché ci dobbiamo scandalizzare che Di Maio chieda ai propri iscritti attraverso la piattaforma Rousseau se sono d'accordo o no a fare il governo con il movimento della Lega Lombarda? Perché non ci dobbiamo fidare degli iscritti del Movimento 5 Stelle, ma ci dobbiamo fidare dei socialdemocratici tedeschi? Non sarò certo io un fan del Movimento 5 Stelle, ma questo doppiopesismo sul fatto che i tedeschi sono fichi, buoni perché socialdemocratici, e invece gli italiani fanno schifo e sono irrilevanti soltanto perché sono, diciamo, del Movimento 5 Stelle, io la considero una minchiata. Non è che con la piattaforma Rousseau si fa il governo, ma perché si fa con le lettere degli iscritti del Partito Socialdemocratico e delle poste tedesche? Mi fido di quella roba lì? O mi fido delle primarie del movimento di Renzi? O mi fido delle decisioni fatte da Berlusconi con quattro persone ad Arcore? Dai, ragazzi, in ogni sistema democratico ci sono delle mediazioni con gli iscritti. Un partito come quello che cerca di chiedere ai propri iscritti, io non mi scandalizzo, non mi scandalizzo. Ben altre sono, non sono affidabili, Fabrizio. Ma perché sono affidabili gli iscritti dei socialdemocratici? Sono affidabili le file di zingari che vanno a votare per il Partito Democratico? Sono affidabili le decisioni di Berlusconi fatte in una stanza con quattro persone di cui nessuno di noi sa che ruolo abbiano? Dai, su. Comunque, l'altra cosa che invece mi sembra molto più grave è che questi signori non sono divisi soltanto sulla scelta del Premier, che non è poco, tesi veneziani, ma sono divisi anche sul programma. Come era normale che fosse, come era normale che fosse, perché io, grazie al cielo, penso che il centrodestra voglia lo sviluppo, non voglia il giustizialismo nel fisco, voglia le infrastrutture, voglia minor tasse, e che una parte invece del Movimento 5 Stelle questa cosa la aborra. Quando io vedo che nel tavolo in cui si fanno le trattative c'è la senatrice Castelli che si è presentata con il fazzoletto No TAV, mi chiedo cosa c'entri il programma di Borghi con quello della Castelli. Quindi un tema sul programma c'è. Cosa succederà oggi? Non lo so. Se faranno l'accordo? Non lo so. Se si andrà al voto? Non lo so. Non lo sanno manco loro. Non lo chiedete a me, Andrea, Lino, Angelo, che state qua. Quello che io so è semplicemente che la situazione è meno sicura di pochi giorni fa. 55 morti a Gaza, titolano tutti quanti. Io vi dico soltanto una cosa: leggete Fiamma Nera, sta sul giornale, e leggete meno tutti gli altri giornali che dicono sempre la stessa cosa: la Rhea Pansée, che sia colpa degli israeliani. Certo, gli israeliani rispondono. Rispondono perché dal momento in cui è stato fondato lo Stato di Israele, esattamente 70 anni fa, quando si celebra, gli israeliani dovevano costruire le trincee perché venivano attaccati da arabi e palestinesi.
Chiaro? E quindi quando l'organizzazione terroristica di Hamas, come spiega oggi bene la Nierenstein, spinge migliaia di persone, giovani terroristi, non terroristi, sui confini israeliani e vuole invadere Israele anche se pacificamente, il retropensiero degli israeliani va a 70 anni fa, ma anche ad oggi, e va ad Abu Mazen, l'uomo che dice che la Shoah se la sono meritata gli israeliani, lo ha detto il 30 aprile, sapete perché? Perché il mestiere degli ebrei è mestieri brutti e che quindi tutta l'Europa li voleva ammazzare perché facevano mestieri orribili e per i quali si sono meritati le camere a gas. Questo lo dice il più moderato dei palestinesi. Hamas, che sono molto meno moderati, prendono la gente e la spingono in Israele. E cosa fa la polizia, i carabinieri? E cosa fanno i militari israeliani? Sparano per difendere i loro confini. Chiaro? Questo è Israele. E questo è il motivo per il quale esiste Israele, unica, bravo Roberto, democrazia in Medio Oriente, da 70 anni. Se non avessero sparato negli ultimi 70 anni sarebbero morti, cosa che molti probabilmente sui giornali italiani vogliono. La cosa di Montante è una storia straordinaria. Montante era il paladino della legalità, eletto in Confindustria nel 2012 e che doveva gestire i rapporti, secondo Emma Marcegaglia, con la legalità, con i carabinieri, con le forze dell'ordine sul territorio. Cioè l'amichetto di Emma Marcegaglia, lo so bene perché le intercettazioni telefoniche che mi riguardano si sentivano ogni due minuti come se fossero più che confidenti, da una parte Montante, dall'altra Marcegaglia, l'invenzione della legalità, del bollino della legalità. Se non passavi dalla Marcegaglia, figurati un po', e da Montante, figurati un po', tu non eri un'azienda in Sicilia legale e non avevi il bollino dell'antimafiosità. Lo hanno arrestato come tutti quelli che fanno i paladini della legalità, i professionisti dell'antimafia. Oggi sono i professionisti della legalità. Arrestato, io penso che ci sia molta fuffa nei motivi per i quali l'hanno arrestato, sia molto difficile dimostrare quello che si cerca di dimostrare, ma tutti noi lo sapevamo, il sistema Montante qual era? Se non ti diceva che eri onesto, lui, presidente della Confindustria, delegato della legalità, amico della Marcegaglia, uomo a cui erano arrivate minacce che nessuno ha mai dimostrato, chiaro? Perché lui aveva una minaccia ogni 10 giorni ed era vittima dei cattivoni. Bene, questo Montante, se non dava il suo bollino, le aziende venivano considerate in cattivo occhio in Sicilia. Gli hanno sequestrato un archivio segreto in cui c'era il dossier e altro che il dossier mio sulla Marcegaglia, che mi hanno sequestrato e ancora non mi hanno restituito computer in cui non c'era assolutamente nulla. Lui aveva dossier su tutti i magistrati, su tutti i giornalisti, è stato intercettato in cui ha detto i giornalisti, basta pagargli la pubblicità, che te ne fotte a te. Aveva portato lui e Lobello in Confindustria, un altro che oggi i giornali non parlano, questa idea della legalità, del bollino della legalità, della purezza della legalità, arrestato, perché lui che cosa faceva? Lui faceva semplicemente gli affari suoi e soltanto nel suo giro si poteva essere considerati persone per bene. Vado avanti, era sotto scorta, talmente aveva costruito questa immagine di sé come paladino della legalità che si era fatto mettere sotto scorta. Hanno arrestato il capo dell'AISI, quello della Guardia di Finanza territoriale, era riuscito a mettere un vice commissario della polizia di Catania o di Palermo come capo della security della Confindustria, era riuscito Montante, grazie al cielo, boccia, che non era caduto nell'equivoco della Marcegaglia, che era un suo amichetto, quindi insomma quello che diceva Montante Marcegaglia faceva, Boccia l'aveva un po' fatto fuori dalla Confindustria, ma però si era ritrovato un po' il portato di quello che era successo, cioè si era trovato questo signore con la security nominata da Montante, si sono bevuti anche loro. Allora al centro di una delle organizzazioni secondo me più inutili del mondo, ne è uscita anche Luxottica l'altro giorno, l'idea che Montante ci ha fatto due coglioni così, convegni sulla legalità, telefonate sulla legalità, rapporti sull'etica, il pizzo da pagare, poi si scopre che da ragazzino frequentava i mafiosi, che aveva gli archivi segreti, che è stato per la seconda, prima l'hanno messo in concorso esterno, oggi insieme a un altro pletora di persone viene considerato associazione a delinquere. Allora io non so se lui abbia commesso questi reati, anzi penso che ci sia molto fumoso, diciamo, tutta la costruzione che stanno facendo intorno a lui, ma una cosa ve la voglio dire, io l'ho visto come ragionavano questi, il loro atteggiamento nei confronti di chi non faceva parte del loro gruppo era un atteggiamento, tra virgolette, senza insulto, di tipo mafioso. Se non stavi con loro, eri contro di loro.
Io ero contro di loro e quindi ero una merda. Quando io faccio una telefonata ad Arpisella, Montante, Marcegaglia, Arpisella, quel parte di Confindustria cosa fa? Esattamente stile Montante, si mette a piagnucolare da Vutco. Oddio, mi sono sentita minacciata da Nicola Porro! 7 anni di processo, sono stato assolto da tutti. Questo per me c'è poco da ridere. Immaginatevi imprese, imprenditori, piccole aziende in Sicilia cosa hanno dovuto subire dal sistema Montante, Marcegaglia e ci metto anche Iva Lobello. Con questo è tutto. Se vi piace questa zuppa condividetela, noi ci vediamo questa sera a 105 Matrix. Buonasera.